Finché sentirai di dover fare di più o di non aver fatto abbastanza, vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro. Mi chiamo Rossano Bisciglia, sono psicologo psicoterapeuta, svolgo attività clinica in Toscana e poi lavoro al CAM, che è il centro d'ascolto per uomini autori di violenza dal 2009. Da adolescente e da ragazzo ho sempre avuto forse due caratteristiche. La prima è stata un'estrema curiosità e l'altra una buona dose di sensibilità che poi si declinava con l'empatia. Ciò che mi piace di più del mio mestiere è la capacità, la possibilità di poter individuare insieme alle persone che ti chiedono aiuto quelli che sono i loro bisogni. E quando riesci a individuare i bisogni di una persona e aiuti a soddisfarli anche questi bisogni, è qualcosa di spettacolare. Quasi per caso ho svolto un tirocinio di specializzazione in un centro antiviolenza. Questa esperienza mi ha aperto veramente la strada e da più fronti emergeva la necessità che gli uomini si prendessero la responsabilità di un problema che fondamentalmente, per quanto mi riguarda, credo appartenga soprattutto a loro perché sono loro che agiscono violenza. Spesso i ragazzi si ritrovano con degli stereotipi culturali che probabilmente li ingabbiano e a volte è pericoloso perché la persona nello stereotipo spessissimo ci sta male. Rischia poi di commettere anche atti di violenza come unica soluzione a queste difficoltà. Credo che il prendersi cura sia un aspetto sia da uomo che da donna perché io stesso ne sento la necessità. Quindi, essendo io un uomo, ho bisogno che chi mi sta accanto si prenda cura di me, ovviamente nella modalità sana. E che basta solo tirarlo fuori e non averne paura. La mia famiglia e i miei amici sono entusiasti, direi, perché hanno sempre una spalla su cui piangere. No, sono entusiasti, sono contenti perché mi vedono felice. Sì, rifarei questa scelta, assolutamente sì. Se senti di essere curioso della vita in generale, di essere curioso del comportamento delle persone e questo è accompagnato anche a una buona dose di sensibilità, di una capacità di ascolto e soprattutto di metterti in discussione, allora credo che sia la strada che puoi intraprendere. Quindi lo psicologo è la professione che fa per te.